Ed eccoci qui finalmente live con il lancio ufficiale di Security Cert. Siamo qui sul canale di Twitch in compagnia anche del mio dell'abbaiare del mio cane, che ha deciso di ululare giusto in tempo. Ancora 20 secondi e intanto approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno messo un follow al canale e vi informiamo anche che finalmente abbiamo anche le subscription attive, perché grazie a voi abbiamo raggiunto la partnership. Pronti? Ecco, attenzione, un altro. A passare la parola. Inizio a presentare i ragazzi del team. Passiamo. Dai il buon esempio e ci dimostri cosa vuol dire il September, quindi le subscription costano ben il 30% in meno, al di là insomma della sub con Twitch, con Amazon Prime, che è gratuita. Quindi di nuovo benvenuti a tutti quanti, benvenuti ragazzi, benvenuto Fabio, benvenuto Rocco, Claudio, Rea, Cristina. Benvenuti a tutti. Ciao, bella gente. Eccoci qua. Allora siamo questo primo scalino, diciamo, questa prima live. Ben arrivati a tutti i nostri spettatori, ben arrivati a chi c'è in chat, vedo Aleb, Fiannax, Axtoff. Ben arrivati a tutti quanti. Allora, io direi iniziamo subito senza indugiare troppo, ecco. Rivolgerei le prime ogni tanto va via l'audio. Ok, questo potrebbe essere un problema, ma di tutti o solo il mio? Perché questo potrebbe essere un problema. Allora, io inizierei proprio con te, Fabio. Le prime domande le rivolgerei proprio a te, che sei un po' il nucleo. Quello che ha la colpa. Il nocciolo, sì, sei un po' il colpevole di tutto questo. Diciamo le cose come stanno. Quindi, oh. Abbiamo un abbonamento con Prime. Vedi, Fabio, sei contento che siamo arrivati a questo traguardo per il giorno del lancio, vero? Ci siamo arrivati. Allora, raccontaci un pochino che cos'è Security Cert. Lasciamo a te questo onore, nonostante durante le live di prova abbiamo provato appunto un po' a spiegare che cos'è questo tuo ambiziosissimo progetto, però vorremmo sentirlo da te. Che cos'è Security Cert e perché nasce soprattutto? Cercherò di essere il più conciso possibile, più breve, anche se ho un po' di emozione, perché comunque Anche io penso, anche i ragazzi, insomma, è un progetto che da idea è diventato questo del tutto il progetto definitivo che stiamo portando avanti con Twitch, con il canale. È uno dei tantissimi progetti che stiamo portando avanti in Security Cert. Però ci tenevamo tanto a farlo nei tempi. Appunto è un'idea, Security Cert è questo. Security Cert è un'idea, è un ecosistema, è un sistema di opportunità. Perché? Certo, perché hai voluto insomma che tutto questo fosse realtà. Guarda, nasce quasi per caso, nasce più che altro per un'esigenza personale. Questa cosa la racconto un po', l'ho raccontato un po' a tutti voi quando vi ho reclutati. Vi ho buttati dentro questa pazzia, perché era un po' una follia, era una cosa, sembrava una cosa molto eterea, troppo grande forse da poter realizzare. Invece dopo un anno di lavoro duro siamo riusciti a portarla avanti e sta prendendo forma in maniera estremamente visibile da chi comunque ci segue in community, che
che ricordiamo, insomma, c'è una, come dire, un'attivissima community sul server Discord di Security Cert, di cui io per primo a questo punto mando il link in, in chat. E che dire, abbiamo visto anche passare, così mi permetto di rubarti ancora un minutino, Fabio, abbiamo visto anche passare uno sponsor tecnico, diciamo, chiamiamolo sponsor, ma c'è una partnership, il logo di Pwnix. Vuoi salutare gli amici di Pwnix? Salutiamo gli amici di Pwnix, che sono, oltre a essere un partner tecnico, è totalmente, siamo quasi un'unica cosa. Ci siamo conosciuti quando ancora era tutta un'idea e siamo cresciuti insieme con Pwnix. Ci tengo tanto a loro, e comunque vabbè, stanno facendo anche loro un lavoro enorme. Io intanto devo dire che vedo 31 spettatori questa sera con noi, e veramente è bellissimo vedere questa affluenza a una live di lancio, e speriamo, insomma, che tutto quello che vi verrà presentato stasera vi piaccia, come dire, vi faccia un po' affezionare a questa grande famiglia che si sta formando mano a mano. Di questo progetto, gli obiettivi sono, come dicevo prima, quello che eravamo comunque. Abbiamo un nuovo follow, grazie mille. Grazie Geo. Stavo dicendo che comunque era nato da un'esigenza personale, da una difficoltà personale che penso che sia comune al 90% di tutti noi che viviamo questo settore in questa maniera, soprattutto chi comunque gestisce il proprio lavoro, il proprio tempo al lavoro, la propria famiglia, lo studio. Mettere tutto insieme è estremamente difficile. Io l'ho trovato estremamente difficile, e allora ho creato all'inizio questo server dove, tra un post su LinkedIn e altro, sono venuti i primi soccorritori alle mie esigenze, tra cui qua abbiamo anche il buon Rea, che è stato il primo che... Quindi, come dire, che... tu hai voluto creare un po', al di là di un posto dove la community comunque può riunirsi, ritrovarsi e confrontarsi, soprattutto, che insomma penso sia parere, opinione comune, che il confronto nel nostro campo sia abbastanza importante per come dire, per... uno dei nostri motti è insieme è meglio. Hai voluto creare appunto questo ecosistema dove specialisti, curiosi, chi già lavora, chi invece vuole avvicinarsi, possa in qualche modo avere un ambiente dove studiare e trovare anche un aiuto. Sappiamo comunque essere uno step non fondamentale, però comunque importante anche per la soddisfazione personale. Sì, è importante sapere cosa fare, è importante sapere come arrivare a determinati percorsi di studio, è importante avere già in mente quali percorsi, quali patto comunque uno vuole fare per arrivare ai propri obiettivi. In community comunque la community è molto attiva e c'è gente estremamente in gamba, quindi già la community stessa si autosupporta, però c'è da dire comunque tra lo staff, che non è solo questo che stiamo presentando oggi, ma ci sono altre persone che fanno tante altre cose, sono estremamente attivi ogni giorno e non finirò mai di ringraziarli. Comunque c'è una qualità e ci sono dei professionisti che aiutano la gente, i membri della community ad arrivare ai propri obiettivi. Abbiamo attivato dei servizi, dei programmi, dei progetti di mentorship e di formazione, come anche questa, come divulgazione di formazione. E abbiamo creato questo ecosistema dove comunque, oltre al discorso certificativo e oltre al discorso di attività e di equilibrio che si può creare nel nostro settore, si è attivato anche una possibilità di contatto tra
tra i recruiter e quei profili che cercano comunque una di migliorare la propria posizione o di breccare semplicemente nel nostro settore, che non è facile, non è facile, non è facile nell'uno, non è facile nell'uno. La fame è tanta e la concorrenza è spietata, quindi... La concorrenza è spietata, però quello che anche l'esigenza che c'è stata inizialmente deriva anche dal fatto che purtroppo nella nostra, a livello nazionale, le cose sono un po' confuse e non c'è secondo me tutto quell'aiuto che noi abbiamo strutturato semplicemente una fetta di questo settore. E devo dire che ci siamo riusciti abbastanza bene. I successi dei membri che vivono questa community sono visibili, sono palesi. E quindi niente, spero che di migliorare comunque un po' tutto il settore, che tutti noi miglioriamo un po' il settore. Noi vogliamo essere, diciamo, un gradino per te, per aiutarti anche a contribuire, insomma, questo è il nostro, scusami, per l'azione di questo progetto, che è veramente veramente ambizioso. Insomma, già, ripeto, creare un ecosistema, creare un posto dove potersi ritrovare, dove potersi in qualche modo confrontare enti tecnici, anche meno tecnici, perché insomma non mancheremo di discutere anche di news, come vedremo più avanti, più o meno tecniche, cercando di avvicinare tanto chi è un po' un neofita, mettiamola così, della materia, e quindi si avvicina magari per curiosità, tanto chi invece, come tante delle professionalità che vedremo poi in live nelle varie rubriche, offre che gli altri possano in qualche modo crescere in questo senso. Abbiamo un palinsesto abbastanza ricco e vario, con direi di un calibro abbastanza alto, quindi... A questo punto, proprio in virtù del fatto che hai parlato di un palinsesto molto molto vario, inizierei a presentare, insomma, tutti i membri che prenderanno parte a questo palinsesto e tutto ciò che verrà presentato, insomma, sul canale di te. Io opterei per chiamare in causa la nostra quota rosa, la nostra Cristina. Eccomi. Eccoti Cristina, eccomi, buonasera, ben arrivata. È un piacere essere qua con voi e grazie a tutte le persone che sono collegate, grazie a voi per l'organizzazione, come sempre, perfetta. Grazie, grazie, apprezziamo. Però diciamo, non ci sarebbe tutto quello che stiamo cercando di presentare stasera. Certo. Ma vuoi presentarti un po' ai nostri spettatori? Vuoi dirci cosa vedremo con te durante le live che farai sul canale? Sì, dai, vi dico un po' chi sono, parto da chi sono, poi vi spiego cosa faccio e poi vi dico di cosa parleremo. Io sono una Career and Personal Development Coach, che vabbè, un insieme di paroloni, e lavoro esclusivamente con professionisti e professioniste della cyber security. Io stessa ho un background in cyber security perché ho iniziato lavorando con SANS Institute. Grazie a SANS ho preso due certificazioni GIAC, quindi so cosa vuol dire nel mio piccolo un po' studiare, dare l'esame, insomma, capisco a cosa andate incontro, pur nel mio piccolo, ovviamente. Poi diciamo, insomma, perdonami, mi permetto anche di dire che SANS è proprio l'ultimo ente certificatore. No, infatti, erano abbastanza complesse. Sì. Quindi grazie a questo inizio mi sono appassionata a questo mondo e diciamo che negli anni ho cominciato a notare che
Ok, amavo la parte del mio lavoro in SANS che consisteva un po' nel confrontarmi con i professionisti e professioniste come voi. Amavo parlare assolutamente delle vostre sfide, obiettivi di carriera e consigliarvi come progredire, ma poi non mi piaceva il fatto che alla fine dovevo comunque vendere dei corsi o delle certificazioni. Quindi diciamo che dopo varie riflessioni ho deciso di annullare quest'ultima parte e dedicarmi invece a ciò che amavo. Quindi ho pensato un po'. Niente più parte tecnica e hai No, pensato ne di... niente più vendere, io voglio solo, mi sono detta, voglio solo aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi di carriera. Intanto approfitto per E ringraziare MTK per il follow, ben arrivato nella famiglia di grazie. Security Cert, grazie. Dicevi Cristina, scusami. Sì, scusami, no, dicevo, questo mi ha portato a fare un master di 2 anni in coaching and mentoring practice e di avviare la mia attività di coach, quindi unendo un po' la passione per la cyber security e la passione per il coaching e la psicologia. Questo master mi ha permesso quindi di avere sia le competenze che la libertà di esprimermi del tutto e cominciare ad aiutare in grande nel modo in cui desideravo, insomma. Più nel dettaglio però, perché a questo punto Sì. io già ero curioso prima quando ci siamo conosciuti Sì, in altra capisco che. sede. E, insomma, vorrei capire, vorrei che spiegassi un po' a tutti quello che fai, perché lo fai, ce l'hai spiegato, insomma, vorrei capire appunto quello che fai e come lo fai. Sì, assolutamente. Diciamo che c'è tanto misticismo intorno a cosa sia il coaching. Se andate a vedere sul canale, ho un piccolo canale dedicato alla nostra partnership con Security Cert, vi ho scritto cosa il coaching non è, che credo sia veramente importante da capire. Però per dirvi esattamente cos'è, il coaching è una partnership tra un coach e un coachee, che è mirata a colmare il divario tra chi sei e chi puoi diventare, facilitando quindi l'autoapprendimento. A me piace sempre dire che fare coaching non è per tutti, nel senso che è per chi sta proprio vivendo un dilemma, vuole fare chiarezza oppure ha un obiettivo di carriera o di crescita personale e vuole conseguirlo più in fretta possibile e in maniera strutturata. Quindi magari ha bisogno un attimino di inquadrare il suo mindset in quel momento Assolutamente e sì. ritrovare un po' la via smarrita sui binari del suo viaggio. Sì, assolutamente sì. E in generale, proprio per chi è veramente pronto ad attuare dei cambiamenti e a vedere le cose in maniera diversa. A me piace sempre fare l'esempio del personal trainer, cioè non paghi il personal trainer se non hai intenzione di metterti in forma, o quantomeno magari lo puoi anche pagare, ma sarebbe una perdita di soldi e di tempo per tutti e due. Ok, vi ho detto un po' cos'è il coaching, ma come si svolge effettivamente? Il coaching non è nulla di magico, di mistico, è sostanzialmente composto da 5 elementi. Uno sono le domande, perché il mio lavoro è sostanzialmente farvi domande. Queste domande hanno l'obiettivo di farvi riflettere, quindi quando io nella sessione faccio una domanda non la faccio per cercare la risposta giusta, ma cerco la risposta che è più vera per voi in quel particolare. Bravissimo, esatto. E sono domande che normalmente non vi fate o che normalmente i vostri amici o la vostra famiglia non vi fanno. Vabbè, fosse Quindi a anche volte solo sono. avere il tempo di soffermarsi, tante volte ognuno, cioè, capita spesso magari che non si ha proprio il tempo di fermare un attimo tutto, mettersi in pausa e riflettere un po' su se stessi. Esatto, quello è un elemento importantissimo, proprio il fermarsi, riflettere, e questo si riconnette al secondo elemento del coaching, che è appunto l'ascolto attivo e la riflessione. Quindi io uso tecniche di ascolto attivo per veramente cogliere aspetti importanti di quello che voi mi state dicendo, anche cose tra le righe, e ve le rielaboro. Voi in questo modo risentite i vostri pensieri e questa cosa genera ulteriori riflessioni e momenti di scoperta. Questo fa in modo che siate voi a creare le vostre soluzioni. E quando siete voi a creare le vostre soluzioni, queste soluzioni saranno perfette per voi. È una sorta di Perché? autorealizzazione, fondamentalmente. Esatto, Siamo noi stessi a tirarci esatto, fuori dal momento di impasse.
Assolutamente sì. Dopotutto voi siete gli esperti alla vostra vita e tramite parlare anche con i mentors, con tutti gli altri membri della community, in realtà voi avete già raccolto abbastanza dati in giro normalmente per trarre poi le vostre conclusioni, ma a volte è difficile un po' fare tirare le somme e decidere cosa fare per andare avanti. Perfetto. Quindi più o meno cosa ci aspetteremo nelle tue live? Nelle mie live, allora io e Stefano abbiamo pubblicato un sondaggio nel canale Sondaggi della Community proprio per questo motivo, per chiedere la vostra opinione. Approfitto ancora per ricordare che con punto esclamativo Discord ottenete dalla chat il link per il canale Discord, per chi non dovesse ancora essere, come dire, parte attiva della community. Quindi, dicevi Cristina, perdonami, c'è il sondaggio. Sì, c'è il sondaggio proprio per chiedere la vostra opinione sui temi che vorreste vedere trattati con live o contenuti vari. E, se andate a vedervi il sondaggio, finora c'è un vincitore chiaro, che è contenuti su motivazione, decisioni, obiettivi. E questa cosa ha molto senso perché comunque è una delle prime cose, una delle prime domande che magari ci facciamo quando entriamo in una community di questo tipo è cosa voglio fare? Qual è il mio prossimo obiettivo? E poi una volta che ho deciso l'obiettivo è come faccio a restare motivato di giorno in giorno, come faccio ad avere questa energia necessaria per essere sicuro di raggiungere questo obiettivo. Quindi capisco bene perché questo è stato un grande favorite tra i vari temi. Sì, ho visto, insomma, stavo dando un'occhiata, effettivamente ha riscosso parecchio successo. Vedo già qualcuno che si dice molto curioso di iniziare a seguirti, Cristina. Quindi, Ah, come ottimo. dire, ci aspettiamo grandi cose tutti quanti. Io per primo, ripeto, sono molto curioso di quello che ci farai vedere in live, di quello di cui ci parlerai, insomma. Sì, assolutamente. E io direi anche, cioè questi temi che trovate nel sondaggio, come stress and burnout, self-confidence, gestione del tempo, sono tutti esempi. Se volete vedere altre cose, se avete delle particolari problematiche che vorreste vedere trattate, ovviamente scriveteci e Scrivete, trovate vedremo di Cristina sulla community, approfittarvi. insomma sul server di Discord, potete scriverle qui adesso, come ho già detto, se qualcuno può sentirsi libera durante tutta la live, o almeno finché ci accompagnerà Cristina, perché sappiamo che purtroppo ci lascerà con un po' d'anticipo durante la live, però insomma approfittate anzi della sua presenza in questo momento per fare qualche domanda, se qualcuno ha qualche curiosità da chiedere, se qualcuno ha qualche dubbio. Ovviamente, ripeto, Cristina la trovate sul nostro canale Discord, potete tranquillamente sul canale che è stato dedicato proprio alla sua attività farle qualunque tipo di domanda, tratti di un argomento in particolare durante le sue live. Quindi, Assolutamente. Cristina, direi che aspetterei ancora qualche minutino prima di salutarti Sì. definitivamente, solo per vedere se qualcuno effettivamente ha qualche domanda da farti. Io volevo chiedere Certo. ai miei esimi colleghi a questo punto se qualcuno avesse qualcosa da chiedere a Cristina. Magari, non so, una curiosità, un qualcosina. Non vogliamo Io fare. sarei curioso di vedere come se la cava con i soggetti di questo mondo perché abbastanza soggetti interessanti. Non so, so che hai avuto a che fare già con l'ambito IT, però ovviamente dalla tua provenienza, ma proprio in ambito cyber security hai avuto modo già Sì, di sì, sì. affrontare gli scappati di casa di questo Sì, mondo. io fin dal 2019 comunque lavoro solo con professionisti della cyber security. Diciamo che la maggior parte dei miei clienti dell'attività privata sono persone che già lavorano in cyber security e vogliono migliorare, stanno facendo un passaggio di carriera, livelli di partnership, directorship. Invece nella mia employed life, io lavoro anche per un'azienda, lavoro con gente che sta per entrare nell'industria. Ok, quindi Quindi anche tu insomma diciamo spazi che tra chi si sta avvicinando e chi invece sta facendo il salto di qualità verso come dire, Esatto. lidi tra virgolette più felici, nel senso almeno in scala gerarchica, mettiamola così. Esatto. Quindi diciamo che questa gente me la sono scelta e mi piace un sacco lavorare con voi. Quindi no, non mi sciocco di Grazie, dai. niente.
Cristina in realtà la trovate sul canale Discord di Security Cert e andrà live sul canale di Security Cert dove ci troviamo in questo momento, quindi farà parte ufficialmente del palinsesto del canale. Twitch quanto appunto su Discord dove faremo dei reminder per gli eventi e insomma sarete aggiornati man mano su tutto quello, su tutto ciò che è l'attività del canale, da chi andrà live, cosa porterà, ci saranno diverse rubriche, le vedremo insomma, adesso i ragazzi si presenteranno uno per uno e ci diranno insomma cosa aspettarci dal loro lavoro. Nessun problema, grazie a voi, anzi io approfitto ancora per ringraziare di nuovo perché siamo quasi a 40 spettatori, signori, stasera, Direi che stiamo facendo veramente i numeroni. I numeroni. Cristina, a questo punto ti lascio e approfitto intanto per preparare chi verrà un po' a sostituirti, nel senso che la nostra offerta non si limita a 6 persone, anche se manca, oggi abbiamo qualche grande assente, aspettate perché io nel frattempo sto preparando, seguire la regia non è molto facile. Quindi dicevo, allora Cristina, ci salutiamo per il momento ovviamente. E diamo, ti ringrazio per essere stata con noi, chiaramente, per averci. Grazie a voi, a presto. Ci sentiamo presto. E intanto approfittiamo per dare il benvenuto. Aspettate ancora una cosina, adesso non vedete più Cristina, ma vedrete a breve. Mi sono perso una webcam, bellissimo. Non mi sono perso una webcam, ma mi sono perso un nome. Eccolo qui, che compare dal nulla, anche il nostro brutale 1602, che completa. Buonasera. Stasera. Ben arrivato, Gennaro, ben arrivato. Grazie, buonasera a tutti. Allora, andiamo avanti ed è il turno del nostro caro Rocco. Eh sì. Benvenuto, bentornato, ci siamo già visti di averti con di ieri, dove un po' hai annunciato, hai fatto piccoli spoiler insomma di quello che è tanto il progetto di Security Cert quanto il tuo personale per le live che poi ci presenterai. Sì, ieri abbiamo un po' giocato con quello che stavamo che abbiamo in realtà in preparazione con Andrea, perché lo stiamo creando appunto in queste Andrea Dainese. Parli di Andrea Dainese che insomma sarà live con te in diverse occasioni per il fatto che assenti questa sera, però esatto, diciamo mi prendo carico di parlare per lui anche se non lo merito. E, tra l'altro una delle cose interessanti secondo me di quello che stiamo preparando è proprio il fatto che io e Andrea veniamo da due percorsi praticamente complementari. Io vengo dal mondo sistemi, Andrea viene dal mondo network, tutte e due spostati sulla security ormai da qualche decina d'anni e tutte e due lavoriamo tipicamente nell'ambito delle attività di red team e blue team, quindi abbiamo questi due ruoli e collaboriamo spesso, e quindi l'idea del format era proprio questa, di giocare un pochettino con quello che si fa in ambito red team quando si eseguono un certo tipo di attività, quindi spaziando tantissimo, quindi non so quante occasioni, sicuramente approfondiremo dei temi, però sarà un format che ha l'obiettivo di spaziare il più possibile, mescolare più cose possibile, e poi magari con gli altri colleghi, anzi un pochino ce lo siamo anche già raccontato, esatto. Andare a approfondire tematiche, o magari qualcuno ha l'opportunità di approfondire alcune cose che tocchiamo. Andrea, diciamo, che... Perdonami, diciamo che il vostro sarà un format molto dinamico, ma soprattutto anche molto interattivo, nel senso che voi sarete un po' il, come dire... Meno, nel senso... Per chi vedrà poi con Claudio, magari più la parte red, con Claudio si vedrà magari un pochino di più la parte blu,
Voi sarete un po' appunto il dove confluirà tutto, sarete un po' quella parte che riunisce le due cose. Sì, esatto. Tra l'altro, come dicevi, lo accennavamo, anzi lo cercavamo di costruirlo mentalmente proprio domenica, durante la live di prova. Una delle cose che vorremmo fare è di renderla interattiva nella chat, ok? E quindi cercare di discutere, approfondire con le persone. Questo sicuramente. Che, tra l'altro, una delle cose belle che ho visto sia domenica, anche nelle altre attività che abbiamo fatto assieme in passato, è proprio la preparazione delle persone che gravitano attorno alla community, che tendenzialmente arricchisce sempre, quindi diventa, certo, un po' uno scambio. Che è proprio quell'ambiente dove il confronto permette a tutti di andare via, insomma, arricchiti dal confronto, appunto, dal discutere, dal parlare, dal comprendere anche cose nuove che magari per esperienza o semplicemente per direzione lavorativa uno magari tende a guardare di meno di più, perché ecco, mi viene in mente, se io faccio Red Team difficilmente andrò poi ad impicciarmi di ciò che fa chi deve invece contrastarmi. Invece anche il rovescio della medaglia, soprattutto lo si vede in diretta. Esatto, e l'altra cosa che volevamo fare, sperando di riuscire a, diciamo, a strutturarla, quindi sarà veramente un esperimento, è quello di rendere accessibili i laboratori che andiamo a costruire a chi partecipa alle sessioni. Abbiamo apposta deciso di fare laboratori su delle piattaforme cloud, apposta per, in qualche misura troveremo il modo di consegnare degli accessi a chi è presente durante le sessioni, così può replicare quello che stiamo facendo, quindi dei veri e propri hands-on assieme a chi partecipa alle sessioni. Replicare e anche interagire, da quello che mi accennavate, esatto, anche con arricchire ancora di più, parliamo di un futuro chiaramente, insomma, con un attimo di calma, però poter creare. Sì, assolutamente, insomma, le sub chiaramente verranno tutte reinvestite nel progetto, questo è poco ma sicuro. Qualcuno chiede anche se tu e Blitz siete fratelli di barba, sicuramente. L'ha copiata. Li abbiamo dovuti dividere perché altrimenti ci sarebbe stata una concentrazione di barba sul lato destro che avrebbe separato la nascita, avrebbe rotto la quarta dimensione, quindi io l'ho fatta stamattina, è che tempo 12 ore. Sì, sì, la sfoltitura quotidiana si fa, però non ci possiamo fare niente. Oh, bene, anche Momo dice che ha la barba da Newton, quindi, come dire, mi aspetto. Ah. Ok, Rocco, dicevi, perdonami, ti ho interrotto di nuovo. No, sul tema della collaborazione. Grazie per il follow, Rumacco, ben arrivato. Grande Rumacco. No, proprio domenica, tra l'altro, si discuteva così nella chiacchierata, e neanche tanto fantasticando troppo, perché tra l'altro è un mese che ce lo diciamo con Rea, ma fare sessioni in cui un bel giorno ci mettiamo io e Rea da una parte ad attaccare Andrea con Claudio, ad esempio, sulla parte defense, certo, sarebbe una cosa abbastanza figa da fare assieme anche a chi partecipa alle sessioni, ma non è neanche così improbabile, cioè basta organizzarsi, una volta fatto il laboratorio, esatto, ci si mette un po' all'opera. Quindi, insomma, tra te e Andrea possiamo aspettarci un po' questo, sia la parte, diciamo, di creazione del laboratorio, mi è sembrato di capire che comunque darete una sorta di roadmap dei vari. Sbaglio, già mercoledì, vero? Sì, sì, infatti. Mercoledì, ecco, approfittiamo per dire anche questo, mercoledì ci saranno live Rocco e Andrea, proprio per iniziare questo percorso all'interno di un laboratorio, e se non sbaglio, avete parlato di Ansible e non sì, ricordo. Esatto. Sì, sì, correttissimo. Ansible e Terraform. Terraform, ricordavo bene. Sono le due classiche piattaforme di automazione nell'ambito cloud. Siccome appunto il bello vorrebbe essere quello di dare strumenti per rendere replicabile la cosa, no? Quindi lo facciamo assieme live, ne discutiamo live in quelle 2, 3, 4 ore, dipende quanto teniamo botta. però l'ideale sarebbe che ognuno poi acquisisca quel minimo di competenza.
competenze per autostrutturarsi quel tipo di laboratorio. E tra l'altro, esatto. Quindi la prima sessione sarà proprio di far vedere, e poi metteremo a disposizione su tramite Git quel minimo setup di laboratorio per consentire a chiunque, tramite appunto le automazioni via Ansible e via Terraform, di tirarsi su ognuno le proprie macchine se qualcuno vuole appunto replicare la cosa. Perfetto, direi che anche tu insomma ci hai già come dire presentato tutto quello che farete con Andrea e... Se avete domande per il nostro Rocco in chat, chiaramente sentitevi liberi di sbizzarrirvi, anzi ci fa solo che piacere, così come ci tengo a precisarlo, ci fanno piacere tutti i vostri feedback, non li stiamo ignorando, cerchiamo di risolvere quanto possibile pur mandando avanti lo show, perché insomma del resto dobbiamo proseguire, dobbiamo andare avanti. E Fabio, insomma, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, che balsamo usi per la barba, Rocco? No, dicevo, volevo dire che comunque il format, io non vedo l'ora di vederlo perché sarà veramente, secondo me, molto, molto, molto interessante. E volevo ricordare anche che, dato che Andrea non c'è, che giovedì ci sarà di nuovo Andrea live. Esatto. Special per il BGP. Quindi special veramente interessante perché ci sarà Andrea insieme a Rocco di nuovo, ma ci sarà anche ospite Mario Rosi. Quindi insomma abbiamo due pesi importanti a parlarci di BGP e di sicurezza BGP. Esatto, tra l'altro giusto per... ovviamente chiunque può andare a vedere su LinkedIn chi sono Andrea Danese e Mario Rosi, ma giusto per qualificare un attimo Andrea, che poi non lo dice mai, però immagino voi conosciate, alcuni conoscono chi ha lavorato in ambito network, ho visto l'ambito network, il tool EVE-NG, che è quel simulatore per la creazione. Ok, Andrea è il padre di quella piattaforma, cioè l'ha creata lui. Insomma, giusto per dire. Oltre a tutti gli incarichi che già ricopre, insomma, è anche, come dire, a corollario, è anche il padre di... Esatto. Il suo predecessore, almeno, che si chiamava Unit Lab, per chi appunto ha fatto certificazione di Cisco di un certo livello, probabilmente si ricorda. Ok, intanto Rocco, ringrazio anche te intanto per il tuo intervento. Tu resterai qui in live con noi, insomma, quindi se ci sarà qualche domanda da poterti rivolgere, sicuramente ti chiameremo di nuovo in causa, ma tu stesso poi, insomma, sai se... Non riesco a parlare, l'emozione, scusate, perché io vedo 40 spettatori alla prima live di lancio, ragazzi, sono veramente, tanto per fare citazioni colte, sono veramente euforico. Sei eccitato come una capretta, si dice. Assolutamente sì. Allora... La domanda è, hai mai visto una capretta eccitata? No, e non credo di volerla vedere, ti dico questo segreto. Non sono sicuro di voler fare questa esperienza, a meno che tu... Volentieri. Io molti mi conoscono e sono sempre aperto per nuove esperienze, quindi molto volentieri, assolutamente. Ok, allora andiamo. Il logo di PwnX in bella vista, e ne approfitto i ragazzi di PwnX, e invece approfitto adesso per passare la parola al nostro caro Claudio Fostox. Ben arrivato Claudio, anche con te ci siamo già visti in live, ci siamo già confrontati, hai avuto insomma il tuo spazio di prova per vedere che tutto funzionasse e ci hai fatto già una piccola introduzione anche tu a quello che in effetti poi sarà il contenuto delle tue live. Quindi presenta, non ti si sente, ma credo sia colpa mia, infatti era colpa mia, attenzione, la regia purtroppo... Allora, ciao a tutti, sono Claudio, palermitano di nascita, romano di adozione, SOC analyst per brutta scelta. Addirittura brutta? No, è divertente, no, mi diverto. Diciamo che l'approccio alla cyber security per me è iniziata come attività da pentester. Poi un bel giorno qualcuno mi ha detto, ma guarda, il SOC è anche più bello. Mi ha passato...
ho solo una cosa, un appunto da farti. Tu sei passato da so canalist per brutta scelta a mi diverto un casino. Una via di mezzo, secondo me, permettimi. In realtà, guarda, ultimamente è un mondo molto bello e divertente, dove per divertente, sempre parlando in ambito nerd, quando dall'altro lato c'è qualcuno che ti sta addossando, che nasconde qualche sequel injection, che tu dici oddio non so dove sbattere la testa, però guarda quant'è figo questo attacco che esatto, mi sta però dicendo. Guarda che bello quello che facendo. Esatto, perché tu stai lì a guardare tutti i device che cominciano a fischiare, vorresti urlare stacca stacca con la magliettina e con la maschera di Topolino, ma non lo e puoi invece, fare. E invece no, non si rompe il vetro e non si tirano i cavi, vero? Esatto, purtroppo no, anche se a volte sarebbe il caso di farlo. No, ultimamente da inizio anno ho cambiato anche ruolo azienda, ora da inizio anno che ricopro, poveri loro, per i ragazzi che gestisco il ruolo di SOC manager, quindi sto vedendo anche la gestione del SOC un po' più ad alto livello. Insomma, perché parliamo di, anche voglio dire, gestire un team non è sicuramente semplice. Esatto, ma al di là della gestione del team, perché alla fine il team con cui collaboro, devo dire, per fortuna mia, sono tutti ragazzi fantastici e c'è abbastanza coesione tra di noi. E li salutiamo i tuoi fantastici ragazzi. Ciao a tutti, vi penso, ciao, anche Rea vi saluta tutti. Saluto la mamma che mi guarda da casa in questo istante. E tutti quelli che ti conoscono. E tutti quelli che mi conoscono. No, però il fatto di riuscire a vedere un po' più ad alto livello anche quella che è l'organizzazione di tutto il lato difensivo di un'azienda, ovviamente ti apre a nuove sfide e nuove conoscenze. Finché fai l'analista, per quanti compiti tu possa avere, comunque sia, hai un ruolo, hai una visione sempre abbastanza limitata. E se sei analista SOC di primo livello, diciamo che il tuo pane quotidiano è il SIEM, quindi questo mostro sacro che raccoglie i log. È veramente un mostro sacro, ce ne sono a bizzeffe, ognuno ha i suoi pro e i suoi contro, ma insomma ce li spiegherai poi magari nel dettaglio. Assolutamente sì, durante le live una delle cose che vorrei fare è farvi vedere questo bello barra brutto mondo degli analisti SOC. Noi siamo dall'altro lato della medaglia rispetto ai pentester, quindi noi ci poniamo dall'altro lato, ma proprio perché stiamo dall'altro lato, quello che ho detto anche durante la live, dobbiamo avere le stesse conoscenze di chi ci sta attaccando per riuscire a capire come ci stanno attaccando, quantomeno cosa stanno tentando di fare, riuscire a cogliere la tattica che stanno utilizzando, che tipo di tecnica, che tipo di idea ci hanno per riuscire a intervenire, riuscire o ad arginare o quantomeno a bloccare, nella migliore delle ipotesi, bloccare il tentativo in corso. Ok, quindi fondamentalmente adesso iniziamo con te a scendere un po' più nel dettaglio di queste due facce delle medaglie che ci ha accennato prima Rocco. Loro appunto saranno il raccoglitore, il collettore generale di tutto quello che vedremo nelle varie rubriche. Tu ci presenterai uno dei due lati, quindi. Esatto, loro diciamo che sono la realizzazione di un sogno, cioè riuscire a vedere in ambito laboratorio l'unione dei due delle due facce è veramente la realizzazione di un sogno. Per quanto tenterò di appunto mostrare lato di defense, cosa succede quando subiamo varie tipologie di attacchi. Durante le live partirò innanzitutto da quella che è la presentazione degli strumenti base, in modo tale da avere, come dire, anche una visione di quelli che sono gli strumenti che vengono utilizzati. E i vari SIEM, quindi un po' un quadro generale di tutto quello che è di un operatore SOC, insomma di un SOC analyst. Esatto, dopodiché nel momento in cui abbiamo un overview di questi strumenti cominciamo ad approcciare alla fase di analisi degli incidenti che non sempre sono
il brute force, il DOS di turno, ma andare a capire anche una campagna phishing, come la stanno portando, quindi anche il ragionamento social engineering che ci sta alle spalle di un tentativo di compromissione, anche quello è una delle fa parte del lavoro di un analista. Certo, 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 chiaramente tu non avrai il DOS di turno, non escludo insomma che ti capitino per le mani anche attacchi ben più complessi, come dire, magari ci sarà un po' più sgamato quello che cerca di passare un... quello che invece prende quello che trova in rete a caso. Ci sono quelli che magari ci provano, e la cosa divertente, sempre per divertente agli occhi di un nerd, ovviamente, magari ci stanno anche riuscendo, perché ti mandano la campagna di phishing con la classica mail di credential harvesting, tentano di rubarti le credenziali, con la pagina di atterraggio con lo sfondo di un cagnolino. Allora tu dici, vabbè, ma chi vuoi che ci caschi? Potremmo stupirci, Claudio, potremmo stupirci, e tu sicuramente hai già avuto modo di stupirci. È assolutamente... Sono certo che una cosa del genere può riservarci grandissime sorprese. Guarda, in tal senso, insieme ai colleghi dell'epoca, abbiamo coniato il termine di utonto. Grande classico, insomma, come dire. E quindi lì, vabbè, vedremo questo e altre cose simpatiche durante le live, insomma. Perfetto. Allora, io intanto approfitto per ricordare, per chi appunto come Figeco penso si legga, intanto grazie per il follow a Errore Grammaticale, una di quelle cose che potrebbe farvi uscire di senno. Volete, per chi vuole, tutte le live che abbiamo fatto finora sul canale, che principalmente erano propedeutiche poi alla presentazione di questa sera, ma poi in realtà sono diventate delle vere e proprie introduzioni alle rispettive rubriche, le trovate sul nostro canale di YouTube. Quindi potete tranquillamente cercare e andare a vedere il video, la presentazione di Claudio, piuttosto che la presentazione di Rocco, di Rea, di Sabato. E ci sono anche una presentazione mia e del caro Brutale, con cui parleremo tra poco, e ci sono due, diciamo, chiamiamoli TG, ma presenteremo più nel dettaglio anche la rubrica sugli insight più avanti. Allora, Claudio, io ti ringrazio, ovviamente ti ringrazio, e addirittura così secco, follow e sub. E se non l'hai fatto, ovviamente ti invitiamo ad unirti alla community su Discord. Dicevo, Claudio, grazie mille per il tuo intervento, ovviamente anche tu sarai qui in... Claudio, ovviamente sentitevi liberi in chat di sbizzarrirvi. Fabio, io di nuovo ti chiedo se hai, insomma, se hai qualcosa da aggiungere, se vuoi, insomma, dire qualcosina in più. Sì, ho visto che hanno chiesto che livello SOC fosse Claudio in chat. Sì, sono responsabile di un gruppo SOC. Quindi... spero che la risposta sia, come dire, esaustiva. E poi volevo comunque mettere un altro accento sul discorso dell'equilibrio che stiamo creando anche a livello di contenuti e informativa su tutto quello che è il nostro settore. Spesso si trovano più elementi sulla parte rossa del nostro mondo, però è anche bene conoscere l'altra parte, e comunque è una parte estremamente, forse... non dico basta tanto quanto, ma forse di più, anzi credo che proprio può essere tranquillo nel dire, nell'affermare che forse è più basta, e quindi ci volevamo essere completi e totali anche su questo. Questa stessa cosa faremo con la parte GRC,
lavoriamo continuamente per dare il migliore equilibrio anche in questo, diciamo, la nostra parola di equilibrio. Hai mollato, insomma, già qualche altra bomba, qualche altro piccolo spoiler su quello che sarà poi un futuro. Diciamo che se lo metti. Come noi fa questo di mestiere, continuiamo a cercare di evolverci e migliorarci per arrivare un po' a tutti, perché come abbiamo già detto, l'abbiamo detto con Rocco, l'abbiamo detto con Claudio, insomma lo ripetiamo un po', è un po' il nostro mantra, cerchiamo di essere comprensibili tanto a chi ovviamente fa già questo lavoro e quindi come dire, si avvicina con un occhio un po' più tecnico, con un occhio un po' più critico, ma vorremmo anche riuscire ad avvicinare un po' ad elargire la cultura della cyber security a chi invece magari è un po' profano della materia, quindi insomma fare in modo di divulgare, di aiutateci ad aiutare in questo senso e cerchiamo di far espandere un po' questa cultura, ma nozioni, insomma le conoscenze necessarie perché tutti possano essere almeno consapevoli, ecco, mettiamola così, almeno consapevoli. Quindi, di nuovo, io ringrazio Claudio, ovviamente ripeto, se volete, Claudio è ancora qui con noi per tutta la serata, e passerei al nostro prossimo ospite. The best is yet to come, e Rea me lo tengo per ultimo, perché, come dire, lui sarà il nostro pezzo forte in un certo senso, e so che gli piace sentirsi il pezzo forte. Assolutamente sì, sai com'è, la torta va mangiata dal basso verso l'alto, dicevano. Sei la ciglia. Ci sta un po'. Ho un po' la voce da ASMR, tipo, sai? Sì, assolutamente. Benvenuto in questo nuovo canale. Ti ci vedo con il microfono, con le orecchiette. Non approfondiamo oltre, per favore, non andiamo oltre. Passiamo invece la parola al nostro caro Gennaro, brutale. Benvenuto, Gennaro, anche con te ci siamo. Ti sentiamo. Dicevo, anche con te ci siamo già visti, abbiamo già avuto il piacere di fare già qualcosina insieme all'inizio, sì, quando ancora stavamo progettando tutto quanto. E va bene, tu, se non sbaglio, avevi qualcosina da presentarci, giusto? Sì, ho giusto una mia presentazione personale e poi parliamo della nostra rubrica. Allora, dammi un secondo che ti preparo, se me la mi condividi la presentazione, te la metto in visione, perché se no la vedi solo tu e potrebbe essere un problema, come dire. Ok, non ce l'avevi già? Io ce l'ho, ma dovresti condividermela. Un secondo. Attenzione, problemi di regia. Ci sono state incomprensioni in regia, mettiamola così. Esatto. Se volete posso intrattenere un po' la platea. Vai Rea, per favore. Allora, innanzitutto vorrei dire a quelli che scrivono in chat, no scherzo, vorrei salutare Med e Dipa che mi stanno ascoltando, vorrei dirvi che vi voglio molto bene, e grazie per essere qui presenti oggi in questa bellissima live. Era bello, no? Come ASMR, no? Scherzo. Bellissimo. No, devo dire veramente, a parte gli scherzi, tornando un po', cioè facendo i seri, ogni tanto faccio il serio, devo dire che comunque sono, cioè, veramente un bel team. Io, come ha detto prima lo zio Blitz, io iniziai a fare parte di questa cosa che all'inizio non si chiamava nemmeno Security Cert, si chiamava gruppo per studiare insieme, cioè non aveva un nome, non aveva un'entità, e poi piano piano ci hai capito, proprio una cosa che magari effettivamente, no magari, senza magari, effettivamente mancava nel panorama italiano, no? Che di solito sei abituato ad entrare in quei canali dove ci sono tipo 10.000 indiani, con tutto rispetto perché io vi voglio bene, cioè nel senso io adoro gli indiani, però ci hai capito, troppa gente, troppi, cioè era un casino. E quindi questa idea che ha avuto Fabio di creare qualcosa di prettamente italiano, poi magari, chi lo sa, un giorno perché non aprire le porte e conquistare il mondo intero, penso veramente che sia un'ottima idea. Io, molta gente che mi scrive anche in privato o che viene dal mio canale e mi chiede da dove posso andare, che cosa posso fare, cerco sempre di fare un redirect, e qui mi collego a una bellissima vulnerabilità che Med piace, cerco sempre insomma di ridirezionarlo su Security Cert, ma perché ha la possibilità di spaziare veramente, proprio perché ci sono, tralasciando le certificazioni, che quello va bene, è un ambito che può interessare come no, però le persone, la quantità di conoscenze e di esperienza di chi magari ha 10-15 anni, Rocco perdonami, ti ho dato uno che ha 15 anni di esperienza, mi perdonerai, o magari uno che ne ha di meno,
E quindi, cioè, uno veramente può imparare da tantissime fonti. E questa è una cosa che, cioè, se pensate, tipo, non lo so, 10 anni fa, 5 anni fa, era una cosa impensabile. Cioè, ci fosse stata 10 anni fa una roba del genere, sarebbe stato spettacolare. E quindi vedo veramente nel panorama italiano, perché, come sappiamo, insomma, cioè, c'è gente che parla bene, c'è gente che sa e che parla, e poi c'è gente che non sa, ma parla comunque. Questa veramente, secondo me, è una realtà veramente da tenere d'occhio, ma non perché ne faccio parte, ma semplicemente perché l'ho vista nascere e ho visto come, cioè, quello che è diventato oggi, quindi vorrei farvi veramente un applauso. Vi è piaciuta questa Grazie, svelinata? Sì? Vi è assolutamente, è piaciuta? stata bellissima. Ok, Grazie, grazie, Re, ci hai dato grazie. anche il, come dire, C'è della commozione anche. il tempo per sistemare il tutto, anche Hai visto? se... Hai visto? Proprio giusto. Allora, ci siamo quasi, arrivo subito ed eccoci qua. Allora, questo è il bello della diretta anche per noi. Allora, lasciamo un attimo la scena completamente al nostro brutale, che a questo punto ci illustra un attimo tutto chi è, Oh, che eccoci, che cosa fa. bello. Esatto, sì. Ho preparato cosiddetto Who am I, quindi una piccola presentazione. Quindi sono un professionista IT specializzato prettamente in offensive security con 10 anni di esperienza progressiva nel settore, la metà in cyber security. Nel corso di questi anni ho acquisito diverse certificazioni, qui ne vediamo alcune, quindi come vedete tutte improntate sulla parte red. E Hai avuto modo come anche di partecipare, insomma, a esatto, diverse. come un po' tutti diciamo in questi settori ci dedichiamo anche un po' al gioco, tra virgolette. E quindi ho partecipato a diverse competizioni, le classiche Capture the Flag. Questi sono solo alcuni dei risultati migliori. E, colgo l'occasione anche per fare un piccolo spoiler, no? Sì, insomma, Quindi. facciamo capire anche il perché ci stai dicendo tutto questo, perché insomma. Certo. Allora, per quanto riguarda il Capture the Flag, vi annuncio che stiamo preparando una sorta di selezione per il team Capture the Flag di Security Cert, quindi per partecipare tutti quanti insieme a questo tipo di competizioni. Per quanto riguarda invece quello che andremo a fare io e Ainano Francesco con la nostra rubrica, parleremo principalmente di quelle che sono le fondamenta della cyber security, quindi a livello molto basico, in maniera molto teorica, quindi Quindi delle basi di cyber security, un'introduzione un'introduzione alla cyber security, fondamentalmente. tutti argomenti che poi verranno ripresi ed approfonditi in live più specifiche. Con gli altri componenti del team. Allora, Ritorno perdonami un attimo, Gennaro, io visto che vedo che la tua a strumento presentazione, in tempo? Sì, esatto, ritorno con molto tutti gli molto altri, con breve. la bellissima sedia di Claudio che a questo punto inquadriamo. Invece se n'è accorto, Praticato. invece se n'è Eccolo. accorto, però non sa che si è mutato da solo, quindi non lo stavamo Non ho sentendo notato mentre niente. imprecava contro di noi. Era andato bene, però. Abbiamo visto la tua bellissima sedia, Claudio, adesso non hai più segreti per noi. È È figa, non mi voglio fighissima. sponsorizzare, però ragazzi, Eh beh, Secret Lab è tanta roba. Diciamo che qualcosa di positivo l'ha portato, quindi Eh beh, vedi, eh beh. lavorare in un SOC ti permette di avere una sedia da Secret Lab, lo puoi Esatto. dire. Lo dice Claudio, 15 anni, 15 guarda. anni, esatto, 15 anni e non sentirli proprio. Quindi Gennaro, perdonami, ti abbiamo Sì, interrotto mentre eri volevo. lanciatissimo, ma era il momento di fare questa piccola digressione. Figurati, figurati. Quindi abbiamo detto che quindi, vedremo questa introduzione molto teorica, a cui associeremo anche una parte pratica con degli scenari creati ad hoc, quindi alcune box, alcune challenge, che non sono altro che piccoli laboratori studiati appunto per
fare pratica su quello che andremo poi a introdurre. E questo poi è uno dei motivi per cui, perdona, partnership con PwnX, tra l'altro. Saremo come community, saremo, diciamo, loro ospiti, tra virgolette, nel senso che orbiteremo molto a Romacca, si può dire questa cosa? Non ti si sente? Aspetta, io come al solito muto la gente in regia e poi mi dimentico di smutarla quando deve parlare. No, non è che orbiteremo, saremo in simbiosi, cioè, saremo lì, cioè lì, capito? Lì ci Saremo. troverete lì in compagnia dei ragazzi di PwnX. Ci Ci faremo troverete le sicuramente. carette e le Se non coppe. sbaglio, tu fai un salto, Rea. E non so chi altro riuscirà purtroppo ad esserci. Sì. Vedo Claudio che alza una manina. Quindi, come dire, troverete parte del team in presenza. Ricordiamo, sarà il 23-25 settembre. Non vorrei dire. 24-25 settembre. 23-25 al Camping Flaminio, se non sbaglio, a Roma. Naturalmente approfitto per dire che chiunque venisse, che chiunque Voglio andare a salisse salutare. vorrebbe. Noi siamo lì, vi aspettiamo e anzi, vorremmo anche parlare, fare una chiacchierata, una decina di minuti con ognuno di voi se vi va, perché ci saranno delle sorprese, quindi. Voglio dire, se avete Fabio che ve lo chiede così in maniera quasi accattivante, quasi Rea, aiutami, tu che sei molto, come dire. No, semplicemente voleva dire che voleva, cioè insomma era lì perché voleva fare l'autografo, insomma, viva verità, insomma. Io mi metterò in fila, io vi faccio l'autografo gratis, ve lo faccio, eh. Un giorno potrebbe valere soldi, chi lo sa? Chi Come lo sa? umano lei mi permetto di. Tutti sanno che io, i VIP siete voi, io sto sempre dietro le quinte, quindi lo sapete, io non Per chiedo stasera hai autografi. fatto l'eccezione e la farai anche a Questa Romac. sera ho fatto la comparsata. Interrotto per la 75esima volta, probabilmente ci sta odiando. Figurati, E torniamo a noi, Gennaro, perdonami. Tra l'altro, ecco, stai presentando il format che faremo insieme e quindi, come dire, io continuo a interromperti e a darmi la zappa sui piedi. esattamente, va tutto contro di te. E niente, quindi praticamente abbiamo detto che illustreremo un po' questi concetti, queste tecniche anche nella parte pratica, sia dal punto di vista red che dal punto di vista blu, come dicevano anche Insomma, i ragazzi del team, è importante associare sia la parte offensive che la parte di difesa. diciamo, noi in realtà suggeriremo qualche lo spiegone, suggeriremo qualche metodo per individuare o mitigare quella precisa minaccia, però non scenderemo Certo. molto nei dettagli. Oh, Scendere un po' grazie, di Momo. anche perché. Intanto in tutto Grazie, questo, Momo che ci grazie ha fatto il follow è uno dei grandi assenti perché sarà con noi più in là durante, diciamo, durante questo percorso per presentare anche lui una serie di, insomma, di attività, di laboratori. Andate a. Anzi, Momo, se vuoi pubblicare il link in chat, dimmelo. Grazie, piacere rivederti soprattutto. E dicevo, Momo, se vuoi pubblicare il link, insomma, del tuo progetto, ti chiedo solo di passarlo in privato perché non potete pubblicare link, purtroppo. Però, sentiti libero di farlo se vuoi farlo, ci farebbe sicuramente piacere. Quindi, dicevamo, Gennaro, noi fondamentalmente. sì. Esatto, esattamente. Anche perché l'idea di fondo è quella sia di avvicinare comunque chi ha diciamo, i più curiosi. Anche se meno esperti, dando appunto uno scorcio basilare di questa realtà, ma al contempo anche creare un ambiente di confronto dinamico e stimolante per chi invece è già addentrato in questa materia. Certo, quindi quello che ci siamo detti fino adesso, fondamentalmente cerchiamo poi di riprenderlo in ogni format di quelli che porteremo in live. Esattamente. Quindi,
che sta al mouse che freme. No, ma aspetta, ti spiego. Aspetta, ci sta un momento di trash, insomma, tanto tocca a me, quindi sì, esatto. Così. Ma perché ti spiego come è successo sta cosa, no? Ci abbiamo, saluto Mad è un grandissimo pentester che lavora con Carlo, e quindi ciao Carlo, vorrei salutarti. E lui è un grandissimo giocatore che ci ha coinvolto, capito? E siamo stati in grado a coinvolgere KNX, cioè chi conosce KNX, cioè pensa quanto magari è difficile o facile in coinvolgerlo in qualcosa che non sia l'hacking, quindi hai capito? Ma adesso si è impuntato che vuole diventare il migliore, ma numero uno KNX, cosa ti dico? Allora, dopo questa piccola digressione su Counter-Strike, magari un giorno faremo anche il team di Counter-Strike di Security Cert per sfidarvi, Rea, così... Si deve, per forza. Vedremo se c'è qualcuno appassionato di FPS. Mazza, come mi è uscito male, FPS, mi è uscito veramente brutto. Vorrei anche dire che KNX è uno dei mentor di Security Cert. Insomma, ah, ecco, bello, questo sì, ecco, diciamo, questa è tanta roba. Abbiamo un team di mentors molto, molto sì, fitto e di statura estremamente elevata. Direi di sì, una caratura non indifferente, insomma, visti alcuni nomi che figurano tra i mentor di Security Cert. Non li spoilerò adesso, se ci vogliono seguire vengono da noi sul server e lo scopriranno da sé. Non facciamo spoiler. Allora, che dire, ragazzi? Io ringrazio anche Gennaro a questo punto. Grazie. E non so se c'era qualcosa ancora che volevi aggiungere, Gennaro? No, va bene così, grazie. Tanto a tutti. Anche tu resterai con noi fino alla fine per stasera. Certo. Sì. E adesso il pezzo forte, la nostra ciliegina sulla torta. Rea? Va bene, dai, è stato un piacere, ragazzi. Ci vediamo alla prossima live. Penso che si possa chiudere così. Cioè, io la chiuderei così. È la tua volta. Io la chiuderei così, in bellezza, senza rovinare la live. Ma visto che volete rovinarla, la roviniamo. Visto? Insistiamo. No, vai. Niente, vai. Tu fammi le domande, io rispondo. Sono come io faccio le domande. Tu sei emozionato. Sì. Abbiamo la media di 40 spettatori stasera. Quindi. Ti assicuro che quello emozionato sono io. Penso... Ho chiamato il gruppo. No, scherzo. Hai chiamato gli amici. Ho chiamato gli amici, capito? Ho chiamato la gente brutta. Niente, allora, io che cosa posso dire rispetto a questi grandi big? Io sono serio, cioè, vedete la mia faccia. Quando faccio il serio si vede che sono serio. Cos'è che posso dire? Nel senso che quello che porterò io sarà sicuramente qualcosa di diverso, visto che io non sono un grande amante del network, dei CM. Rocco sta ridendo, ma lo vedo che ride. Ma quindi non... Sotto è inutile la barba, che in realtà ride. È inutile che faccia così, lo vedo. No, a parte gli scherzi, ovviamente tutto quello che facciamo, cioè la cosa bella di Security Cert, secondo me, è proprio lo spaziare di così tanti argomenti che uno veramente ha la possibilità di imparare tantissime cose. Quello che cercherò di portare io in live, ho fatto una piccola prova sabato, l'ho buttata lì ed è anche piaciuta, tanti meno scritto. Sì, sarà quello molto di concentrarmi su quello che potrà essere tutto quello che è il mondo web, quindi facendo code review. Ho caricato dei... Tramite grazie Pawnex, devo ringraziare Carlo perché veramente quella piattaforma mi piace sempre di più, dei laboratori dove farò vedere codice, andremo a analizzare codice. Sabato abbiamo iniziato a scrivere, abbiamo fatto dei piccoli scritti Python banalissimi, però quello che ho tirato fuori anche con Med e con gli altri è quello proprio di crearci, perché no, un'automation e magari, perché no, fare qualche live facendo un bug bounty, robe del genere. Cioè, quindi sempre roba comunque incentrata nel mondo web. Poi, niente vieta che ci si può spostare. Ecco, quella cosa che mi piace, che nessuno sa, magari è l'IoT. A me piace molto IoT. Bellissimo. Perché magari non fare qualcosa con lo zio Rocco, hai capito? Giocare un po' con i firmware. Perché assolutamente no. Guarda, ti faccio vedere, ho un router lì aperto, che tra l'altro non è mio, ma è della compagnia che me l'ha dato. Ma chi se ne frega, tu dici? E quindi, sì, hai capito? E quindi questo è quello che porterò io. Magari qualcosa di diverso che magari può piacere o non può piacere. Magari il web, insomma, tanti non piace. Tipo KNX non piace il web. Scherzo. Però, sì, ecco. Web, insomma, la parte di automation, come già ci hai anticipato sabato. Voglio dire, ce n'è da vedere. Sì, esatto, hai capito. Io cercherò di portare queste robe qui. Sicuramente cerco di portare tutto quello che è il mio bagaglio, quello che posso io, che imparo ogni giorno, cerco di portarlo, hai capito, sul canale.
Ecco, una cosa bella che una partnership, questa la posso dire, che sto organizzando con Carlo di Pawnex, ma anche con Security, certo con Fabio, è una piccola challenge che io ho lanciato, che voglio lanciare quando farò i 2000 iscritti su YouTube, di una CTF, magari mi metterò in contatto anche con lo zio Brutale, perché capito, cioè alla community bisogna dare, perché comunque, sai, uno che ti segue, cioè che il sabato sera, il venerdì sera è lì, che si rompe le palle a guardarti in live, cioè gli devi dare anche qualcosa, capito? Certo. Non solo il contenuto che viene lì per il contenuto, ma io sono, cioè, sono sempre dell'idea che bisogna investire nella community, e quindi ecco perché sponsorizzo sempre, cerco di sponsorizzare eventi come Romaca, Kimbo, a novembre vado anche il Noet, e che comunque per una persona che sta all'estero magari, cioè, gli costa un po' di più, però è proprio quando trovi le persone, cioè io sto bene con le persone che hanno la mia stessa passione, quindi veramente è una cosa che, cioè, mi piace stare con voi, tranne che con Fabio. Lavoro pure chi è molto vicino alla sfera, diciamo, nerd, tendenzialmente non sta bene con le persone a prescindere, però in questi casi, quando ci riuniamo tutti... Basta guardarci, cioè, ragazzi, senza offesa, ma insomma, guarda, barba, cioè, tutti almeno hanno la barba, vabbè, tolto Rocco e Fabio, perché quelli, loro sono un'eccezione, però insomma, tutti abbiamo un po' di barba, cioè, vabbè, occhiali, cioè, insomma, è lo stereotipo, dai. Invece, ci piace anche la vita notturna, diciamo la verità. Ogni tanto, a piccole dosi. Mi permetto di dire a piccole dosi, perché insomma non tutti siamo animali sociali a tal punto da lanciarci. No, ecco, vedi, ecco, questo secondo me sarà una cosa che io sicuramente mi piacerebbe affrontare con Cristina, e sicuramente affronterò in privato, magari facendo una live, il giusto balance, ok, fra studiare, perché comunque sai, uno può lavorare 8 ore, ok, che può fare SOC, può fare pentesting, può fare quello che vuoi, però dopo c'è anche il costante aggiornamento, perché specialmente in questo settore, cioè tutti lo sappiamo che devi sempre aggiornarti, indipendentemente che tu faccia red o blu, e poi c'è anche la vita sociale, e a volte fare, cioè, bilanciare queste cose qui non è facile, quindi è una cosa che sicuramente sarà molto interessante quando Cristina se ne parlerà, o quando ne parlerà sarò molto molto attivo. Non vedo perché io... non punzecchiare Cristina e parlarne, proprio, come dire, fare in modo che se ne parli, perché insomma è un argomento effettivamente delicato. Fuori ci assolutamente sono... Assolutamente sì. Ti chiaramente detto che ti salvi con l'IoT, esatto. Suggerisce che fuori ci sono diverse attrattive che forse sul mondo virtuale o non sono propriamente sane, o comunque non sono... ma tanto adesso arriva il metaverso. Adesso arriva il metaverso e ti fottono, perché c'è il metaverso per fare tutto quello. Hai capito? No, a parte gli scherzo. Non spoileriamo cose. Quello che rimane ai camping o alle conferenze rimane alle conferenze. Ok? E io a questo punto sono curioso, ma non sono sicuro di voler scendere nei dettagli in live. Lasciamo questo alone di mistero. Non si può dire. No, vabbè, niente di così scandaloso, cioè alla fine, cioè, io sono un padre di famiglia, diciamo le cose come stanno. Comunque sì, ecco, questo è quello che porterò io in live, cercherò di alternare quella collaborazione, appunto, di Pentesting Simple, e niente, sarò presente anch'io sia a Romac, perché farò uno speech venerdì sera, quindi preparatevi, cioè proprio la sera, quindi birra a nastro e non ecco solo. Ecco fatto. E quindi sarò presente venerdì fino alle 9:30, dalle 9:30 in poi, insomma, chi mi vede mi intravede, perché non ci sarò. Però insomma, ecco, sicuramente se mi salutate vi saluto. Parla nei giorni successivi. Assolutamente sì. Perfetto. Vabbè, scherzo, che così sembro troppo un buzzurro, no, proprio scherzo, parlando seriamente. Devo dire che mi piace questa cosa qui che stiamo creando, che si sta creando, perché comunque devo dire che Fabio veramente ha fatto un bellissimo lavoro, questo lo devo veramente riconoscere, sì. E non è una sviolinata, perché io ho visto veramente crescere, sono stato attivo in certi momenti, sono stato passivo in altri momenti, perché ognuno ha i suoi impegni, però ho visto veramente la dedizione che ci ha messo, e quindi questa cosa qui, cioè ci voglio far parte, perché voglio contribuire a una cosa del genere, capito? Perché magari un domani può veramente diventare qualcosa di riferimento, certo, per non solo le certificazioni italiane, ma proprio come community, ok? Che dove certo, una persona può entrare e non è che dice, ok, devo fare certificazioni, da dove posso partire? Per esempio, Darix... Cercare un po' la sua strada. Assolutamente sì, Darix ha fatto tantissimi video a riguardo, ne ho fatto io qualcuno, cioè... E quindi dare delle belle informazioni e giuste informazioni, perché è questo che io voglio puntare, sì, dare sì, delle, sì, delle informazioni sensate da persone che hanno esperienza e sanno quello che dicono.
Anche perché, insomma, l'ha detto Fabio prima, lo ripetiamo, il core, il nocciolo di questa community non è finalizzare sulla certificazione, è soltanto, come dire, invogliare, nel senso instradare un po' lungo un percorso che può portare Assolutamente. alle certificazioni, come no. Assolutamente sì. L'altro giorno, quando è stato? Una settimana fa, sono entrati dei, è stato un ragazzo di 16 anni? No, se non sbaglio, una Sì, roba del genere. me Cioè, capito? l'ho Già uno che si incrociato. approccia, capito? Già uno che si approccia, un ragazzo di 16 anni. Cioè, io mi ricordo quando avevo io, cioè, 16 anni, io mi ricordo, scrissi a un ragazzo, perché quegli anni erano gli anni che io facevo parte non so se, chi se lo ricorda, del Frozenbox Network, che era il vecchio forum di Lorenzo Faletra, ossia Parrot, e lì, cioè, c'era di tutto. E non, avevi così tante informazioni che non riuscivi veramente a decidere da dove parto, da dove parto di qua, parto di là. E avere qualcuno ad oggi che magari ti dà una guida logica di dove partire, perché magari la sua esperienza poi, che può essere una guida diversa, perché quella è la sua esperienza, però hai già un punto di partenza. E Certo. questa è una cosa che però è chiaro, cioè è normale, ho capito. Poi adesso la cyber security va di voga, cioè c'ho tutti i cyber security expert, mo adesso su LinkedIn. Che vabbè, insomma, non ha molto senso, però c'è veramente qualcosa. Cioè, io lo vedo, hai capito? Lo vedo, lo percepisco nel server di gente che entra perché ha proprio bisogno di sentire, di captare esperienze diverse da diverse persone, da diversi ambiti. E questo, secondo me, è veramente una cosa molto bella, proprio perché in Italia non c'era prima. E in Italia c'erano sì i gruppi ristretti, come quello di Darix, dei Monkeys, come altri gruppi di CTF, però erano gruppi ristretti o magari, ecco, bisogna non. Per forza non posso non citare Reverse Security, che è una delle insomma, la fondata Capenix con The Middle, che secondo me è la community italiana su YouTube che ci rappresenta di più, ok? E quindi secondo me Security Cert veramente può fare tante cose e ha veramente il potenziale, vedendo i personaggi, escluso me, insomma. Perché ti assicuro che mi sento molto pesce fuor d'acqua tra di voi. No, scherzo, Mi scherzo. sento E niente, estremamente insomma. pesce fuor d'acqua tra di voi. Niente, questo è quello che secondo me che io penso, che reputo e quindi perché no, hai capito? Perché non investire su una cosa che è nata così, ma che ha veramente un qualcosa di solido alla base. Certo, vabbè, insomma, ci uniamo tutti nel rinnovare. Dire, dare il via a tutto questo tumulto, perché poi a conti fatti è quello in cui ci stiamo trasformando un po', insomma, stiamo un po' diventando Esattamente. po' Poi più tecnico. volevo dire a Fabio che dopo gli giro l'IBAN per i 50 euro che mi deve. Vabbè. Grazie Fabio. Stavo chiedendo a quanto eravamo arrivati. 50 euro per stasera, guarda, 40 persone, 50 euro, va bene così. A posto. 40 persone, signori, 40 persone. Io vi Continuiamo. ringrazio per queste parole, ma vorrei dire, sembra scontato avere una risposta del genere dopo quello che è stato detto, però nulla sarebbe potuto essere se non avessi avuto comunque l'aiuto di gente come voi e lo staff, che ricordo siamo praticamente una ventina che si occupano di Security Cert in vari ruoli e con varie competenze. Tu hai parlato di pesce fuor d'acqua, io ti devo dire che fortunatamente tutti quelli che fanno parte dello staff sono estremamente superiori a livello tecnico, comunque ne sanno, sono molto più competenti di me, quindi io li ho voluti riunire tutti per avere questa competenza che io non avevo, e anche che parliamo sia a livello tecnico che a livello comunicativo, comunque anche a livello organizzativo. Io ho avuto un'idea, l'ho strutturata, voi avete fatto il resto. Anche perché se ci fossi stato tu a parlare per 1 ora e 40, a quest'ora stavamo già, anzi siamo a 1 ora e 20, ci avresti già distrutti. Beh, penso proprio di sì, penso proprio di sì. Starei dormendo? Mi No, dai, diverto a scherzo. stuzzicarti un po', insomma, ormai ci conosciamo da un po' io e te, e come dire, abbiamo condiviso più di qualcosina, gioie e dolori, croce e delizia, come dire. Già. Bella questa. Confermo. Perché Eh sì. io non solo sono già stato presentato da Gennaro per quanto riguarda la parte, diciamo, di Security 101, ma con il buon Giorgio Verticone, il nostro primate, un altro grande assente di cui veramente sentiamo la mancanza, mi occupo principalmente anche nel portare un
un po' di divulgazione, insomma, di fare un po' la famiglia Angela della situazione. Giorgio, che appunto intanto saluto perché avrebbe voluto essere qui con noi, ma purtroppo non può. E Giorgio è un, insomma, anche lui fa parte del mondo blu. Un'altra bella testa con cui confrontarsi. E nel fine settimana appunto, ci troviamo per parlare di quelle che sono le news un po' più intriganti, chiamiamole così, tanto del mondo tech in generale, quanto proprio del mondo legato alla cyber security. Fondamentalmente, anche con il live un paio di volte con Giorgio, un paio di weekend, quindi per chi ci ha seguito sa di cosa sto parlando. Andremo a vedere appunto le notizie più di tendenza, ma non faremo una carrellata, diciamo, da telegiornale. Non saranno quei 10 minuti di notizie a nastro, ma cercheremo comunque di analizzarle un po' più nel dettaglio, di andare a vedere un po' il dettaglio tecnico piuttosto che l'aspetto a corollario, cioè andremo a vedere tutte quelle implicazioni che la singola notizia o il singolo evento possono significare. Ma diciamo, chiamiamoli attacchi. Abbiamo parlato di scam in generale, di diversi tipi e con diversi metodi. Abbiamo parlato, non so, di attacchi ransomware. Sotto i riflettori per un attacco alla riserva idrica, chiamiamola riserva idrica, distribuzione idrica del Regno Unito. Abbiamo parlato anche di APT, quindi insomma siamo andati un po' oltre, proprio perché il nostro scopo è, come quello di tutti gli altri, dare il quadro più ampio possibile, perché anche chi è soltanto curioso. Stiamo parlando di avere un'idea un po' più chiara. Quindi fondamentalmente abbiamo visto anche addirittura, oltre che notizie su hack di tipo software, quindi magari parleremo più là anche di malware in generale, insomma vedremo alcune tecniche, alcuni in the wild, come si suol dire, ma abbiamo visto anche, per esempio, hacking legati all'hardware. Abbiamo visto, insomma, diverse cose, tante. Sicuramente ogni settimana non riusciremo a vedere tutto. Cercheremo di fare un po' una selezione delle notizie un po' più interessanti, un po' più succose. E ovviamente non escludo che più là magari ci sarà qualche altra collaborazione, cioè magari qualcuno dei ragazzi che avete conosciuto stasera che interviene nei nostri TG e ci aiuta un po' a dare questa finestra, ad affacciarci a questa finestra sul mondo della cyber security. Mi ricollego a questo, Fabio, se permetti, per anticipare un'altra cosa che ci. Uno spazio principalmente alle interviste con alcune figure più o meno importanti, nel senso non più o meno importanti, quanto più, non so come dirlo, che coprono diversi ambiti, insomma, che spaziando su questo o quell'argomento, figure importanti e che avremo il piacere magari di avere in live per parlare appunto del loro contributo, per parlare del loro impegno in questo, come dire, a questa mentalità che vuole un po' essere quella della cyber security in generale, insomma, dell'espansione di questo concetto di cerchiamo di rendere sicuro un po' per tutti, perché purtroppo c'è chi è più sgamato e chi magari un po' meno. Cerchiamo di rendere fruibile a tutti questo fantastico mondo che poi è l'internet. Esatto, è una lista pure molto, molto lunga quella dei personaggi che verranno Dei intervistati e possibili ti intervistati. confermo in diretta che molti stanno accettando, quindi Bene, mi fa piacere, quindi insomma avrò. non ti puoi più tirare indietro, ormai hai lanciato il sasso e quindi insomma, saranno personaggi che comunque hanno dato nel loro campo o comunque in generale in quello che è il nostro settore e che o il loro pensiero o le loro azioni hanno comunque
Ha avuto un peso, mettiamola così. Hanno avuto un peso, hanno dato quel più che comunque abbiamo attualmente. Perfetto. Quindi sì, vi confermo che... Allora, che dire, a questo punto noi siamo ancora... Siamo quasi a un'ora... Frati, prego. Dimmi. Frati, prego, è entrato, devi per forza metterlo. È entrata gente seria. È entrata gente seria. Ti prego, devi metterlo perché... devi metterlo, ti prego. Non so se riesci a vedere, però devi metterlo. E queste cose succedono in live con me. Ci hanno hackerato. Abbiamo un intruso. Giustamente, ci ha hackerato. Puoi togliere pure me. Mettilo al posto mio. O se no, mettilo al posto di Fabio. Ciao, Fabio. Addio, Fabio. Aspetta. Non potevi non metterlo, dai. Cioè, insomma, adesso, a parte gli scherzi, chi di voi per almeno... È sparito Rea. No, aspetta Rea, fermi tutti. Non posso far... Perché abbiamo l'ospite a sorpresa al posto tuo, quindi non parlare più. Fai parlare l'ospite. Ta-da! Attenzione. Vi presento KNX. Ciao a tutti, sono già visibile? Sì, sei già visibile. Mi dispiace per voi e per chi sta guardando. Allora, vabbè, niente, sono passato solo a salutare, tanto su di me c'è poco da dire, insomma, non sono nessuno, non ho fatto niente. Vabbè, facendola seriamente, dal 2015 mi sono aperto alla community, prima ero sempre un lupo solitario, mettiamola così. Però visto che non so programmare, o meglio, codo, scrivo, ma scrivo per me, non mi piace farlo per gli altri, ho detto che cazzo posso dare io alla community. Ci posso dire parolacce? Cerchiamo di limitarle, però si può. Perché io sono abituato alle mie live, quelli sui miei video, sulle verse dove vado a ruota libera. Bestemmie qui non le farò, però insomma, no, vabbè, seriamente. Darix, dicono che sembriamo fratelli. Può essere, sì, vedendo. Mi devi dire qualcosa? No, guarda, però io ho la barba più corta e non ho i capelli, quindi no. Papà ha fatto un giro in Sicilia? Che io sappia no, però. Siamo un po' distanti da Trieste. Allora forse il mio al nord. Indagherò, ti farò sapere privatamente. Ti ringrazio, ne sarei veramente onorato se fosse positiva l'informazione. No, dai, niente, dicevo, nel 2015 ho detto, programmare piace farlo per me, ma non sono esperto, cioè più che altro sono pigro, quindi non mi metto a fare tutte le ricerche, le eccezioni, eccetera. Per me funziona, non vado a fare troppo fronzoli, no? E quindi ho detto, se faccio un codice del genere mi sputano in un occhio. Quindi i codici che faccio me li tengo per me e che gli altri se li facciano da soli. Ho detto, quindi cosa posso dare alla community? E da lì, vabbè, con vari progetti, eccetera, è nato prima Pentest, non MailChimp, come si chiama, Mind Project, poi KNX Security Blog, poi il canale Telegram, il canale Facebook, Reverse Security. Insomma, ho fatto mille robe, insomma. E diciamo che ho scoperto che alla community piaceva quello che potevo dare io, cioè quattro informazioni base, quattro video, quattro robette. E quindi, insomma, ho scelto quel percorso lì e da lì non mi sono più formato. Mi sono formato nel 2019 perché aspettavo un figlio, poi le cose sono state lunghe, eccetera, finalmente è nato l'anno scorso. E quindi ero un po' incasinato, mi sono tirato fuori da tutto, da Reverse, dai vari team che scrivevo prima in chat, con cui giocavo in CTF, eccetera. E poi le cose sono un po' risistemate, quindi adesso ero un po' così fermo da questo fronte, aiutavo un po' di ragazzi così personalmente, in maniera, diciamo, privata. Qualcuno mi chiedeva, Rea, eccetera, vari amici, facciamo un po' tra di noi, diciamo, ecco, nel nostro team più che altro. E poi mi ha contattato Fabio un bel giorno. Il bello è che io avevo visto un post di Rea su LinkedIn Security Cert, ho detto, chi sono questi? Vado a leggere, ho detto, aspetta, devo contattarli, magari hanno bisogno di me. Poi sono andato in vacanza a Lignano con mio figlio e mia moglie e mi ha scritto Fabio, guarda, vorrei parlarti di questo. Ah, magnifico, guarda, voglio scriverti io. Non vedevo l'ora, guarda, se cadi a fagiolo. Sono in vacanza, quindi ci sentiamo dopo. Il dopo, che doveva essere una settimana, è passato circa un mese, ma perché in questo periodo era un po' così. Difatti io devo ancora parlare con qualcuno di voi, devo fare una chat da un mese ancora con qualcuno di voi. Ma sì, c'è tempo. Tanto questa sorpresa stasera è più che gradita, come dire. Ma diciamo che lei mi ha pagato per essere qua, ha detto, se non giocava a CS dopo, metto, viene, non giochiamo. Ha detto, vabbè, vaffanculo, vengo. Compare no, Stefano in chat, il nostro Mordor. Scherzo. Auron in un certo senso, come dire, ci tiene tutti sulla retta via. Lui è ovunque. Diciamo, lui vede tutto. Ho approfittato dell'occasione, visto che in agosto ho avuto ancora un po' di casini, anche perché sto cambiando casa, quindi sono un po' impegnato burocraticamente.
aperte, non preoccuparti. A te vale lo quindi... stesso discorso di Giorgio, ti aspettiamo al ritorno. No, no, ma arrivo, arrivo. Solo che appunto avevo comunque anticipato a Fabio che in agosto era ancora un po' così e da settembre partivo. E adesso ho detto quale migliore occasione, insomma, venire a dire non, un saluto. Non vediamo l'ora, non vediamo l'ora di strutturare anche, insomma, questo tuo percorso con noi. Anzi, questo nostro percorso con te, permettimi di dirlo. Ah, non lo so, vediamo. Reciproco, dai, diciamo un po' così facciamo. Come al solito, insomma, c'è sempre lo scambio, come dire. Sì, sicuramente. Beh, devo dire con orgoglio che il livello dei mentors di Security Cert è abbastanza elevato. Sì, assolutamente sì. Abbiamo veramente grandi nomi. Annoveriamo grandi nomi tra le fila. Li ho visti. Da dentro li ho visti. Ho detto, anche tu qua. Quindi, insomma. Eh sì. Piccolo grande mondo, no? Alla fine, bene o male, salta fuori che ci si conosce, non tutti, ma quasi, insomma. Sicuramente è un modo anche per conoscerci tutti, ecco. Esatto. Sì. Vi lascio così, con la curiosità, così almeno avete la scusa di venire da noi. Potete sempre scrivermi a me e per 30 euro a persona vi dico i nomi, eh? Per 30 euro a nome o a persona? A nome. Ok. Di solito si chiede sempre 50, io faccio lo sconto, perché, guarda, 30 euro a però persona. Ogni singolo, giustamente le informazioni costano, no? E visto che sono tanti, sono davvero tanti, vi costerà un po'. No, anzi, se qualcuno volesse venire a curiosare, se qualcuno degli... Sì, ragazzi, io vi ringrazio perché continuo a dirlo, sono veramente euforico di questa serata, di come sta andando. Ne approfitto per rimandare il link del canale Discord per chi ancora non ci avesse raggiunto e non facesse parte della community di Security Cert su Discord. Ah, ma avete anche Discord? Sì. Oh, scherzo, sono lì io. Propongo di cambiare il follower con sono veramente euforico. Sono veramente euforico. Belle citazioni. Va bene, io a questo punto rifarei comparire il nostro Rea solo per una questione di etichette di nomi, perché siamo a corto di spazi per far comparire tutti, ma lavoreremo se ci sarà bisogno anche per avere una scena con tutti quanti. A questo punto metteremo dentro sotto il nostro Marvin, la nostra mascotte, il nostro ninja con il cappuccio. Guarda, facciamo così, ti liberiamo due caselle che noi dobbiamo andare a giocare adesso. Aspetta. va bene, tanto siamo agli sgoccioli, quindi mi riapproprio un attimo di Rea. Siamo agli sgoccioli, ci salutiamo, grazie per essere venuto. Grazie a voi. Risponderemo giusto alle domande. Esatto, detto, giusto qualche... Continuo a seguirvi di là. Grazie per essere venuto. Ci vediamo di là sul server. Ciao, Dario. Ciao, da. Ed ecco qui che è tornato anche il nostro Rea. Mi hai attivato di nuovo l'audio? Sì, ti sentiamo. Hai visto? Rea. Sono tornato e ho di nuovo i capelli. Sì. Hai visto che cosa fa l'editing? L'editing fa una magia eccezionale. La post-produzione, ragazzi, è magica. È magica. L'editing è spaziale. Che dire. Allora, ragazzi, siamo praticamente agli sgoccioli perché ci siamo... E che dire? Io aspetterei di vedere se c'è qualche domanda in chat, se qualcuno vuole ancora dirci qualcosa, se qualcuno vuole ancora consigliarci qualcosa, perché veramente, ecco, il vostro feedback è veramente fondamentale. E altrimenti intanto lascio la parola a Fabio se vuole continuare, come dire, ad aggiungere il suo, perché lui ti vedo emozionato. Fabio, ti vedo molto molto emozionato. Lo sono perché in effetti questa serata l'aspettavamo veramente da tanto tempo e è sempre stata un po' lontana perché c'era veramente tanto da fare, presentare un progetto del genere non è stato facile. Vabbè, strutturarlo non è stato facile. Più strutturarlo che presentarlo, tutti. Perché veramente metterci insieme tutti quanti, capire chi fa cosa, quando, trovare il modo, l'equilibrio, diciamo, per tenere su tutto questo e cercare di... costante, che sia, come dire, che vi porti anche ad affezionarvi a noi. Sì. Beh, però vi assicuriamo che ci sarà un palinsesto molto ricco, ci saranno parecchie live a
settimana. Palinsesto che trovate, vi ricordo ancora, sia sul canale Twitch che su Discord con i relativi avvisi, in modo che possiate avere dei promemoria, anche se ogni nostro video poi verrà caricato giustamente sul canale YouTube di Security Cert. Esatto, quindi non vi perderete nulla perché tutto viene caricato quasi subito, quindi anzi vi dirò di più, presentiamo insomma il servizio che tu hai gentilmente tirato su, perché sul server Discord di Security Cert c'è un canale dedicato per vederci con che culo. Bellissimo, già mi vedo lì, proprio lo tengo proprio tipo rumore bianco per addormentarmi, sì, no? Capito? Abbiamo il canale Security Cert TV che manda in loop i video che caricheremo su YouTube, quindi se volete... Di notte ci siamo io e Rocco di notte che vi tratteniamo con un po' di ASMR. H24, ragazzi, la barba praticamente. Se si ferma è colpa mia, quindi scrivete direttamente a me un messaggio, perché vi diamo il numero di telefono di Fabio, così lo chiamate alle 3 del mattino. Ehi, guarda, non va bene. Tanto vivo su Discord H24 7/7, quindi non c'è, cioè, basta che mi scrivono, io prima o poi risponderò. Ti immagino come quel ragazzo coreano che è rimasto tipo 72 ore incollato al PC in un weekend di doppi punti su League of Legends. Mi immagino queste cose da parte tua, Fabio, quindi come dire, non la corda, come dire. No, non può. Ti ricordo che ho una figlia di 5 anni, non posso. Va bene, io direi che punto ci siamo, come dire, ci siamo intrattenuti noi soprattutto, e abbiamo provato ad intrattenere anche le fantastiche 40 persone che ci hanno guardato fino adesso per almeno un'oretta e mezza abbondante. Abbiamo, come dire, dato il là per questo bellissimo progetto. E adesso tocca a voi seguirci. Adesso tocca a voi sicuramente. Anzi, ringraziamo anche tutti quelli che questa sera ci hanno già, come dire, fatto omaggio del loro follow, qualcuno addirittura della sub, quindi, come dire, sono veramente contento. Sì, ma tanto era solo per fare apparire il mio nome, dopo la tolgo, cioè non è che... Ah, ok, do... okay, vabbè, sì, tranquillo, cioè, voglio dire, tanto... Tu togli e metti. Sì, sì. Hai capito? Quando c'è la live tolgo il follow e poi lo rimetto, così appaio nella live e poi lo ritolgo. Era solo per vedere il tuo nome in sovraimpressione. Hai capito? Così è, così. Già c'è una persona oltretutto conoscente. Chi chiede sub. che fantastico mondo il nostro. La sub costa il 30% di meno. Così, la butto lì. Dai, ragazzi. La butto anche perché lì. Se arriviamo, la metto qui, se arriviamo a 100 sub, Fabio si taglia la barba in live. Ve l'ho detto. Ha già detto, proprio, è partito proprio, non credo. Però se alzassi un pochino di più la testa, Fabio, ti vedremmo meglio. Esatto, faccio vedere la barba, tua sedia, Fabio. Per favore, fatti un pezzettino più indietro. Esatto. Così mi vedi. Bravissimo, così sei bellissimo. Vabbè, vuoi fare 200 sub? Vuoi fare 200 sub? Ma non dico tagliarla tutta, accocciarla, dai, la accocciamo un po'. Una tipo... sistemata, oserei dire. Tipo come ce l'hai in ano, brutale. Devi tagliarla un po', devi tagliarla. Perché siamo arrivati a questo punto? Perché vogliamo vederti con l'aspetto di un dodicenne. Fra sulle 10:30 si sa sempre che le live poi vanno sempre a finire male. Quindi almeno 200 sub ti tagli la barba in live, un pezzettino. Sai che anche se mi tolgo la barba, l'aspetto da dodicenne, quindicenne... Vabbè, 15... Dai, vedi, c'è gente che scrive sub ora, che è stata la... Cioè, capisci, frate? È quello che vuole la gente, frate. Chiedi sti soldi, stai tranquillo. Gli amici che ti supportano, hai visto? Si vedono proprio provato, nel ragazzi. Momento del bisogno. Maledetto. Io ti ho provato. Che fantastici amici che ho. Se no, perché non vorrei passare a Rocco, perché quella di Rocco mi piace, lui la tiene bene. Cioè io ho visto proprio l'espressione di Rocco che ti ha... Rischia però... Aspetta, fate parlare Rocco perché voglio... Allora, a parte che ci metto 2 giorni a tagliarmi, però candido i peli del petto eventualmente, se proprio... Attenzione, signori, così. Saliamo di livello. Quelli... Mi piace, guarda che adesso le persone iniziano a salire, vedrai. Perché alle persone piace questo, frate, il cringe è la cosa più bella che piace, le persone, oh, sì, cringe, oh, sì. Il flame in diretta, vedrai, è quello che piace.
È proprio l'essere umano intrinseco. Io posso tagliarmi i capelli in live. Che si taglia i capelli in live. Se vuoi, sì, sì, sì. Li può stare. Sì, sì, io la vedrei una live del genere, anzi, io sono stato uno dei primi a contribuire proprio perché dovevo sistemare un po' di cose, quindi il mio contributo lo do. Attenzione, Security Cert approda su OnlyFans, consiglio al buon Claudio, attenzione a dare queste idee. Che poi attimo, vi mettiamo le foto di attimo. Fabio. Da Twitch, da Twitch a ASMR a passare a OnlyFans è un attimo, eh. Beh, faremo sicuramente più pubblico con l'SMR. Non lo so, mi permetto di dubitare. Perché, scusa, che vorresti dire? Niente, Fabio, però preferisco vederti con i vestiti addosso, permettimi. No, vabbè, ma noi facciamo un'altra tipologia di OnlyFans. Non capisco, non capisco. Cioè, guardali, 5-6 barbuti che siamo, è ovvio che non possiamo capisco. Competere. Comunque, ragazzi, dato che stiamo scadendo un po' troppo. Sì, diciamo, sì, direi, diciamo, dai, recuperiamo un attimino sul direi, finale. Dico, siamo, cioè, fate tutte le domande che volete su eventuali progetti o come funziona la community, su quello che è tutto l'ecosistema che è stato creato, che stiamo creando e che è in continua evoluzione. Se volete invece fare domande anche agli altri, insomma, ai vari streamer presenti, perché a questo punto il team non completamente, ma intanto inizia ad essere ufficialmente. Esatto. Quindi se qualcuno ha qualche curiosità... Curiosità, avete dei progetti, siamo aperti a qualsiasi collaborazione perché è quello che fa la community, comunque porta avanti quelli che sono i pensieri, i sogni e i progetti di tutti quelli che ne fanno parte. Già è successo in questo periodo, in quest'anno, che alcuni progetti sono andati avanti e si sono finalizzati e realizzati. Ricordiamo che anche progetto di il nostro buon Antonio che ha creato una distro per imparare nella parte security, comunque proprio attinente alla... Beh, diciamo insomma di che distro si tratta. Athena OS. È un bel progetto, veramente un bel progetto, veramente da provare. Guarda, io ti dico, io l'ho scaricato, non l'ho ancora provato, ma l'ho scaricato. E allora, però... Non dirlo che non l'hai provato. No, vabbè, no, sono sincero, no, vabbè, però l'ho visto, cioè io ho visto, ci ho parlato anche con Antonio e devo dirti che è veramente un'ottima idea, è qualcosa di diverso che... No, è molto, veramente... è veramente bene, hai la possibilità di collegarti direttamente alle varie piattaforme come... Sono d'accordo. Ormai Ponix ci pagherà, tutte le volte che l'abbiamo detto, come Ponix, come... Sponsor anche ufficiale. Actebox o altre situazioni, quindi è veramente, dategli un'occhiata. Vedo un'altra. Sì, abbiamo intanto un paio di domande. Una per Gennaro. Esatto. Gennaro, pensi di portare un format per live principalmente offensive? Sì, certo, sicuramente. Insomma, qualcosa abbiamo già mostrato nella nostra prima live insieme. Vedere, però... Esatto, esattamente. E continueremo su questa strada, poi comunque approfondendo appunto questo tipo di argomento. Che perché ricordiamo che oltre al insomma le live offensive che porterà Gennaro ci sarà anche Rocco con Andrea Dainese che insomma si sono presi questa sulle spalle i due team e faranno come dire attack and defense live. Sì, sicuramente porteremo altro come la prima live, Fiannax, sicuramente anche insieme, anche Gennaro da solo, insomma non voglio... Avremo a ottobre il format di Mom con il laboratorio su tutto sulla parte pentest che è Red Team. A ottobre avremo il format con Real Mom. Mi senti? Sì, con Momo, come no? Beh, l'abbiamo premesso prima che Momo è uno dei grandi assenti di stasera, anche se è in chat con noi, era in chat con noi insomma fino a poco fa, è passato a salutarci e insomma avrà... senso finisce di sistemare le sue cose e ci raggiunge. Esatto, noi attendiamo. Poi arriva un'altra domanda. Esatto, che cosa ho visto? Canale Telegram,
sì, vorremmo farlo già solo per avere un contatto con il team, non sarà interattivo, nel senso non abbiamo il tempo di avere altri format social, ragazzi, io lo dico perché già stiamo abbastanza un po' pieni, sì che siamo tanti staff, ma le cose è veramente, il progetto è così trasversale, abbiamo così tante cose che non abbiamo neanche ancora presentato perché sono tutte in cantiere. Alcune finalizzate, alcune ancora in cantiere, però sì, faremo sicuramente un canale di avvisi, quello sicuramente. Vedo che appunto già fa super favorevole a Discord, come dire, è già un ottimo, secondo me un ottimo punto di ritrovo, dai, per iniziare mi sembra un ottimo collettore. Che ha un gatto in sottofondo? Io. Sono sempre io. Io sono. C'ho un po' il serraglio qui che. Ci sta. Perché la webcam non arriva a inquadrarla. Per fortuna. Ti rubo un attimo la parola. In ogni caso, comunque, appunto, come dicevamo, contattateci anche su Discord. Nel caso in cui magari volete affrontare un argomento in particolare, così lo prepariamo ad hoc e lo presentiamo, lo esatto. Presentiamo in live. Credo che questo, insomma, valga particolari che volete affrontare o di cui volete sentir parlare o che magari volete approfondire, non fatevi scrupoli, che siano articoli, che siano tipologie di attacco, che siano ori, che sia magari qualcosa relativo al codice, all'automazione. Fatecelo sapere, perché cercheremo in qualche modo di venire incontro a tutti quanti e di accontentare tutti da questo punto di vista. Poi, se volete vedere Fabio che si taglia la barba in live, l'abbiamo detto, 200 sub e passa la paura. Ma vale così poco per te la mia barba? Ma guarda, è la tua tutto sommato, quindi... Io avrei fatto anche 50. Esatto. Ma ce l'ho da quando avevo 6 anni. Bravissimo, brutale, anche 50... Vai con i 50 sub. Allora, dillo fra, annuncialo. 50 sub. 50 sub. Fabio si taglia la barba in live. Mi dissocio. Hai 100, aggiungiamo ovviamente no, anche dopo. Ora già ti vedo che sta finendo male. Fermati. Va bene, io direi che siamo arrivati alle battute finali, ragazzi. Che dite? Beh, sì, direi anche pure brutte come battute finali. Dai, insomma. Esatto, no, le ultime, esatto. Manca qualcosa sulle basi del mondo hack? No, in realtà no, abbiamo detto che le affronteremo, però cercheremo di essere allora un po' più precisi in questo. Ah, il networking. Attenzione, effettivamente. Però, Rocco, tu hai detto che affronterai il networking. Mi romperemo i maroni parecchio. Guarda, ci pentirai di quello che hai scritto. Rea per primo, credo. Concordo, ci sarà da pentirsi di questa frase. Vengo a flammare io, Rocco, in chat. Bravo, è importante. Allora, io approfitto per ricordare allora gli appuntamenti di questa settimana, proprio perché appunto parleremo di non vedevo l'ora di sentire Isoosi. Ah, che bellezza, ragazzi, che meraviglia. Che meraviglia. Però adesso, aspetta, questa te la racconto. Sembra una cavolata, è vero, ma io vi posso garantire e ho testimoniato tante persone, forse anche Darix, c'è gente, non voglio fare nomi, non dirò mai, che si spacciano per penetrazione stessa e che non sanno la differenza fra TCP e UDP, quindi non è così tanto banale come domanda, cioè, a parte gli scherzi, sono serio, te lo giuro, forse qualcuno, Darix lo può confermare. Oh, è successo che gente che faceva, hai capito, che faceva recruiting facesse questa domanda e lui lì davanti non sapeva rispondere. Faremo anche le basi. Cosa vuoi faremo? Dire? No, ma assolutamente. necessario, veramente. E ecco, vedi che arrivano in chat, vedi? Sì. Posso testimoniare. Guarda, veramente. No, sono necessarie, sono assolutamente necessarie. Cioè, ragazzi, non si va da nessuna parte. Sono i pilastri, ci sono dei pilastri. Prima di andare sulla parte security, ci sono dei pilastri che devono essere ben... Certo. Ben chiari e tatuati sulla nostra pelle. Allora, dimmi Rea, scusami.
No, 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 stavo leggendo, stavo dicendo sì. Binary. Farà Darix sì. Binary. abbiamo il personale adatto, cioè, a te. Come passare la patata bollente. E creeremo sicuramente qualcosa in tal senso. Allora, vediamo se c'è qualcos'altro, qualcosa su Binary. C'è gente che è CEO di società di sicurezza e non sa cos'è un DDoS. C'è anche da dire che forse un CEO potrebbe anche... vabbè, ma io non parlo di CEO. Vabbè, CEO lo so, cioè, la maggior parte dei manager, quelli non tecnici, a me è capitato molte volte di avere manager che non sanno quello che stanno dicendo. Sì, sì, però ma io proprio ti parlo di... capito, dal livello io ti parlo di roba tecnica. Posso aspettare, esatto. Bravissimo, esattamente. Figura del genere. Poi chi è che diceva Binary? Darix sicuramente, ma per la parte Windows c'è, cioè, raga, c'è Wojciech che c'è, fa paura. Ecco, hai spoilerato il nome, hai spoilerato uno spoilerato dei nomi. Adesso dobbiamo dirlo, nello staff abbiamo anche, è tra i mentor e sicuramente anche partecipa. Hai spoilerato io, veramente? Sì. Hai spoilerato tu, sì, ormai lo devo presentare. E sicuramente farà parte anche di altri progetti quando il suo tempo ce lo permetterà, ma, sì, ma è comunque uno dei mentor e il nostro buon Wojciech è dei nostri, quindi avrete anche l'esperienza di Paolo Stagno all'interno dei nostri format e del nostro ecosistema. Vabbè, è meglio che la chiudi perché sennò zio... Sì, rischi di spoilerare tutto. Allora, ricordiamo rapidamente... Ma io che ne sapevo. Guarda, adesso ti muto, ora te lo dico. Se dici un'altra parola, non ti muto. No, perché se ne diciamo un altro, poi dobbiamo presentare tutti e onestamente andare lì a 30 persone, uno per uno. Muto da solo, vado via, scappo. No, fermati, resta qui che così ci salutiamo. Spalmiamoli per le live. Allora... Non cambio scena, non abbiamo insomma preparato il calendario grafico, però ci teniamo. Intanto lo trovate anche su LinkedIn, lo trovate su Discord, lo trovate sul fondo delle informazioni del canale, lo trovate un po' ovunque, lo spammiamo un po' ovunque. E mercoledì abbiamo Rocco in compagnia di Andrea Dainese per la prima live di Attack and Defense con le basi di questo laboratorio, giusto Rocco? Esatto. Giovedì ci saranno sempre Rocco e Andrea, ma in compagnia di Mario Rosi per quanto riguarda la sicurezza BGP. E quindi il network a manetta, quindi lì già vi ammazziamo tutti. Tutto in rete di avertezza e pagolato. Via dicendo. Esatto. Protocolli di routing a Google. Domenica nel pomeriggio, eccezionalmente per questa settimana, ci saremo io e Giorgio a farvi compagnia con un po' di news e di insight sugli avvenimenti del mondo cyber e tech in generale. Rocco, ti è capitato un abbonamento, che bello, grazie mille Figeco, grazie mille per la barba di Rocco. Meraviglioso. Ormai è segnato Rocco. Vedi che serve. E vai, ne mancano 49, suggerisce Darix. Siete fantastici, ragazzi. Grazie per la sub regalata, Figeco, grazie mille davvero. Siamo veramente, veramente contenti di aver dato vita a questo. Siamo veramente euforici, sì. Se lo ridico un'altra volta, probabilmente prendo anche i diritti su questa frase. E... Allora, abbiamo ricordato gli ultimi appuntamenti. Io inizierei con i saluti finali. Fabio, ti lascio per ultimo, chiaramente. Ma mi sembri bloccato. Ok, no, non sei bloccato, eri semplicemente immobile. Mi stavi scammando malissimo. Ti stavo guardando dall'altro lato. In realtà, e allora partirei con un giro di saluti. Rocco, sei il primo della lista, grazie mille, grazie per il tuo intervento e non vediamo l'ora di vederti mercoledì e giovedì in compagnia di Andrea. Ci vediamo mercoledì. Tuo turno. Grazie. Ciao, anche a te, grazie mille a tutti, grazie a te per essere stato con noi e grazie a te per tutto quello che farai per il canale. Grazie Gennaro. Grazie a tutti. Grazie a te. Ci vediamo prossimamente in live, allora ne parliamo poi in privato. Certo. E di nuovo la ciliegina sulla torta, Rea.
Vai, metti anche la musichetta di sottofondo dopo. Grazie, no, grazie ragazzi, e grazie per tutto il pesce. Attenzione. Fate, grazie per tutto il pesce, penso che sia doveroso dirlo. Va bene, addio. Ragazzi, come al solito vi ripeto, siamo sul server di Discord di Security Cert per chiunque volesse raggiungerci, e è stato un piacere avervi con noi stasera. Ancora grazie a tutti i 40 spettatori, grazie a tutti quelli che hanno messo il follow, a tutti quelli che ci hanno seguiti, a tutti quelli che hanno fatto le subscription, grazie a Figego che per Fabio, a te gli ultimi saluti. Vi ringrazio anch'io, grazie per... siete stati tantissimi, noi siamo stati anche molto emozionati di essere qui questa sera e parlare con voi. È stato veramente bello presentare tutto, presentare i ragazzi, presentare parte dello staff, ma comunque presentare tutto quello che è la famiglia e la community che abbiamo creato in questo periodo. Veniteci a trovare di là, fate parte di questa community, perché non ve ne pentirete. Comunque c'è gente in gamba, c'è gente brava, qualcuno è simpatico, qualcuno meno. E quindi, tu sei tra quelli meno, immagino. Assolutamente sì, ce n'è per tutti, e ci farebbe piacere crescere sempre di più. Vorremmo essere veramente tanti per poter migliorare sempre di più insieme quello che stiamo cercando di migliorare, che è tutto il nostro settore, almeno a livello nazionale. Vi ringrazio e vi saluto. E buonanotte, ci vediamo mercoledì, non esageriamo, mercoledì. Con Rocco. Perché poi li faccio lavorare troppo. Ecco, sì, poi ci schiavizza. Va bene, io vi lascio ancora con un po' di musichetta. Dallo staff di Security Cert, dal team di Security Cert è tutto. Grazie ancora e buonanotte, ragazzi. Buonanotte.